fare un intervento innanzitutto sulla diretta streaming, ricollegandomi a quanto detto la Presidente. Il Movimento 5 Stelle sapete che è sempre stato favorevole alle dirette, alle dirette streaming, in modo che aumentasse il livello partecipativo dei cittadini alla vita, a quello che avviene in quest'Aula. L'avremmo proposto logicamente, ma ci troviamo d'accordo, e quindi questa è anche un'altra occasione in cui il programma del Movimento 5 Stelle si dimostra vicino a quello della maggioranza. Logicamente adesso questa diretta, quanto apprendiamo, è in forma sperimentale, quindi ci sarà un inserimento nel regolamento, nella commissione per la modifica del regolamento, come ci ha detto il consigliere Fichera, dico il presidente. Quindi un plauso mio personale del Movimento 5 Stelle a questa iniziativa, che aumenta la visibilità dell'attività politica e migliora anche, a mio avviso, le condizioni di vita, perché le persone che vorrebbero, ci sono molti cittadini che vorrebbero partecipare ma non si trovano in condizione, per motivi personali, lavorative, perché magari non hanno la possibilità di arrivare in tempo, e quindi in questo modo hanno appunto la condizione ottimale di visionare la seduta anche da un palmare o da casa, basta avere un collegamento internet. Faccio anche parte della commissione che ha esaminato questa proposta che ci è arrivata dall'Assemblea Capitolina, e abbiamo appunto osservato ogni punto del regolamento con attenzione. È stata anche molto lunga come seduta, si è protratta abbastanza, più del solito. E all'interno degli articoli ci sono proprio i luoghi dove viene inibito questa forma d'arte, quindi è giusto la preoccupazione per chi non l'ha letta, ovviamente spero che l'abbiamo letta tutti, però ci sono anche, ricordo, alcune situazioni, gli ospedali, luoghi dove non sottopassi, ricordo alcune situazioni importanti dove sarebbe il caso che non fosse attuata. Quindi il fatto che il municipio debba esprimere un parere, la commissione debba esprimere un parere, questo è stato chiesto dall'Assemblea Capitolina. Adesso vedremo se a termine di regolamento, perché non credo che ci siano stati degli abusi in questa richiesta. È una richiesta che è stata domandata a tutti i municipi, a quanto mi risulta, e quindi apprezzabile la preoccupazione dei consiglieri di opposizione, ma comunque è stato un dibattito dove abbiamo cercato di evidenziare ogni aspetto critico che non andasse incontro a delle situazioni di illegalità o comunque di disturbo della vita pubblica della cittadinanza. Grazie. Grazie consigliere Manarà.